Ciao ragazzi, come state? Eccoci qua. Sono tornato da Milano dopo quella bellissima esperienza che ho potuto vivere grazie ad Amazon Prime Video. Sapete tutti di cosa sto parlando, nel caso contrario vi lascio qui sopra nelle schede il video appunto in cui vi spiego cosa mi è accaduto nella giornata di martedì e invece qui sotto in descrizione, ragazzi, vi lascio eventualmente il link al video vero e proprio che potrete vedere caricato sul loro canale YouTube. Del sottoscritto che se ne va in televisione a parlare di calcio, di Juventus, appunto di uno Zenit Juve che per noi è importante, se non decisivo per il passaggio del girone, ma che allo stesso tempo, come dico anche all'interno poi di quella puntata, chiamatemi scemo, ma sento più la partita di domenica con l'Inter, gli attribuisco un peso maggiore perché comunque in Champions abbiamo grandissime possibilità, potenzialità di passare il turno se non ci suicidiamo e quindi se non iniziamo a perdere dei punti preziosi per strada. Io questa sera in Russia, ovvio che preferisco vincere, ma se mi dicessero pareggi stasera per vincere poi domenica con l'Inter, ci starei, sarei soddisfatto, sarei contento, sperando poi eventualmente nel miracolo del Malmo contro il Chelsea, ma vabbè, quelle sono cose forse extra calcio, ma possono accadere, anche in questa edizione della Champions abbiamo visto più volte che queste cose possono accadere. Quindi se volete sentire un po' l'analisi nei confronti di questa partita, del momento attuale della Juventus, con delle riprese in alta definizione, ancora di più di quanto non possa offrirvi io sul mio canale YouTube, ecco, andatevi a vedere la terza puntata di Oltre i titoli offerta da Amazon Prime Video. Ad ogni modo, tolgo per un attimo la mia bellissima faccia dal video per raccontarvi che c'è uno sponsor su questo canale che ormai conoscete bene ed è il momento di parlarne più nel dettaglio. Stiamo ovviamente parlando di Eneba. Ma che cos'è Eneba? Un marketplace di giochi nei quali andare a acquistare direttamente il titolo, oppure potrete utilizzare un servizio legato al risparmio per acquistare delle PNS card, ricaricare direttamente il vostro portafoglio sulla vostra PlayStation 4, PlayStation 5, se siete dei fortunelli, potrete comprare già a un prezzo più ribassato. Poi con il codice sconto Luca Toselli che trovate qui sotto in descrizione avrete un ulteriore sconto per andare veramente a pagare molto molto meno il servizio, il prodotto a disposizione e scaricarvi il gioco che preferite per veramente rilassarvi. Ci sono giochi per tutte le tasche e ricordatevi che lo slogan è compra poco su eneba.com. Mi collego ad alcuni concetti che sono stati espressi nella puntata di ieri di Oltre i titoli e voglio partire dal mio giocatore, dal mio occhio A. Il mio occhio A era nei confronti, è nei confronti di Federico Chiesa. Perché Federico Chiesa è stato protagonista di una partita non ai suoi livelli contro la Roma e già ho iniziato a sentire Chiesa lì non ci può giocare. Io l'ho ripreso anche ieri questo concetto. Io credo che Chiesa sia un giocatore molto moderno, un po' come Locatelli. Credo che questa nuova generazione di calciatori possa giocare bene o male in tutti i ruoli, ovviamente rimanendo nella loro area di competenza. Nel senso, Locatelli deve essere un centrocampista, Chiesa deve essere un attaccante, un giocatore offensivo comunque. Noi l'anno scorso Chiesa l'abbiamo visto prevalentemente largo a sinistra nel 4-4-2 di Pirlo, adesso diciamo 4-4-2 per semplificare le cose. In nazionale quest'estate l'abbiamo visto esterno di destra nel tridente al posto di Berardi con Insigne da una parte, Immobile al centro e lui dall'altra, e quindi un ruolo completamente diverso da quello che aveva svolto nella Juventus. A Firenze lo abbiamo visto anche quinto di centrocampo, che è un po' l'idea che aveva Pirlo inizio anno nei suoi confronti, Cuadrado da una parte e Chiesa dall'altra nel 3-5-2, nel 3-4-1-2 di Pirlo, ma a Firenze l'abbiamo visto pure prima punta o seconda punta, un giocatore comunque che giocava nella coppia di attaccanti. Allegri in questa prima parte di stagione dapprima ha detto no, è un giocatore che vedo giocare meglio sulla destra. Poi, dopo averlo provato anche sulla sinistra, si è lasciato andare a un no, guarda, secondo me gioca meglio a destra, rende meglio a destra, ma a sinistra si può giocare. E alla fine ha ammesso, ha confessato che secondo lui il futuro di Chiesa sarà nei due là davanti, nei giocatori offensivi, comunque a formare una coppia. L'attaccante Allegri ha usato una parola chiara, definita, chiave, centravanti. Il futuro di Chiesa, secondo me, sarà quello di giocare centravanti. Da prima, in realtà, non ero sicurissimo di questa cosa. Ho pensato, diavolo, Chiesa centravanti, mi sembra un po' un'esagerazione, una forzatura. Poi abbiamo visto la partita col Chelsea, è stata una grande partita giocata da Federico Chiesa e mi sono ricreduto. Le successive due partite, quella col Torino, appunto, e quella dell'altro giorno con la Roma, un attimino mi hanno fatto fare marcia indietro.
Ma non mi sono limitato al e attenzione, magari ha fatto una buona partita col Chelsea e le altre no perché lì non ci può giocare. Mi sono chiesto qual era la grossa differenza tra il Chelsea, il Torino e la Roma? Beh, una in particolare. Il Chelsea è stata la squadra che di più in assoluto tra tutte pensava di poterci sconfiggere, di poterci fare la partita, pensava di poter dominare e portare a casa i 3 punti. Attenzione, non sto dicendo che la Roma non abbia fatto questo, perché come ho detto anche nel video post partita, secondo me la Roma ha fatto una bellissima partita e probabilmente il risultato di 1-0 per la Juve è anche un po' stretto alla Roma. Era una partita che poteva benissimo finire 1-1 o addirittura 2-1 per la Juve o 2-1 per la Roma. Nel calcio lo sappiamo che il singolo episodio è incredibile. E qua voglio aprire una piccola parentesi sul discorso legato ad Orsato, perché comunque le polemiche in questi giorni sono state feroci. Come sapete, a me non piace parlare di arbitri. Posso dire che in diretta ero fortemente concentrato, ma l'avrete visto anche nella reaction, di capire dove effettivamente avveniva il tocco che ha portato poi al calcio di rigore e non avevo considerato il fatto che comunque la palla era entrata in rete. Poi un ragazzo me l'ha fatto notare nell'intervallo e nella stessa live reaction c'è una piccola clip nella quale ci ragiono e dico: beh, effettivamente l'arbitro poteva lasciare correre dato che la palla poi è entrata. E quindi io tranquillamente ho ammesso che il calcio di rigore c'era ed effettivamente l'errore dell'arbitro è stato quello di non attendere. Poi lasciamo stare il discorso su rigore non c'è mai vantaggio, perché qua ci si sta concentrando tanto sul fatto che c'è stato un errore pro Juve, perché lo stesso arbitro poi nel tunnel degli spogliatoi tra primo e secondo tempo si lascia andare a mania di protagonismo e sappiamo che queste cose a volte sono veramente dannose per tutto il sistema calcio italiano, ma di un arbitro che è consapevole del fatto che in realtà lui quel rigore non lo voleva, lo doveva fischiare perché non c'è il vantaggio sul calcio di rigore. Quindi proprio idee confuse da parte dell'arbitro. Lasciando stare questo discorso, io credo che Chiesa nella partita contro la Roma non sia stato mai in condizione. Sapete, ogni tanto avvengono quelle partite, quindi se il Chelsea ha fatto la partita e Chiesa è andato a nozze, andando a fornire una prestazione di altissimo livello, ma veramente di alto livello, perché Chiesa col Chelsea ha giocato benissimo, ma anche perché il Chelsea veniva a prenderci, si alzava, era una squadra che provava il dominio territoriale sulla Juve e concedeva degli spazi di ripartenza. Incredibile ma vero, ma la Juventus è stata brava a trovare gli spazi dove gli spazi di solito è il Chelsea che li va a trovare, appunto su delle giocate in contropiede, chiamiamole contropiede, anche se spero che nessuno possa offendersi, perché ormai dire contropiede di partenza sembra quasi qualcosa di offensivo, no? Il cosiddetto anticalcio, cosa che non è palesemente così. Questa è la mia presa di posizione, la mia visione del mondo. Il Toro è vero che ha fatto una partita gagliarda, ha fatto una partita in cui ha lottato. Però il Torino, bene o male, non ha mai tirato in porta, così come il Chelsea. Hanno avuto un grande possesso della palla senza mai riuscire a concretizzarlo. Diverso dalla Roma, che dalle parti di Szczesny si è avvicinata tante volte e che abbiamo dovuto addirittura neutralizzare dagli 11 metri. Il tiro di Veretout è stato prontamente parato proprio da Tech, che ieri in conferenza stampa, forse anche seccato dalla domanda di Fabiana Della Valle, ha risposto: no, non ho mai pensato di lasciare la Juventus, non mi sono mai sentito in discussione, grazie. In realtà ha detto solo no, grazie, il resto l'ho aggiunto io per dare un contesto, no, alla domanda che gli era stata fatta. Quindi partite differenti nelle quali Chiesa ha interpretato il ruolo in una maniera differente. La risposta che vi do io alla fine dei giochi è: secondo me Chiesa attaccante ci può giocare un grande sì in alcune partite in cui le altre squadre ti vengono a prendere così alto e tu devi pensare principalmente a difenderti. E poi organizzare un piano adeguato per attaccarle in contropiede, cosa che questa Juventus sa fare alla perfezione. Ed è per questo che vi dico che probabilmente nella partita di stasera con lo Zenit, Chiesa non lo rischierei in quella posizione, ma lo vedrei molto bene sull'esterno, destra-sinistra che sia. Magari Cuadrado dovrà riposare un po' per via di tutti questi voli che sta facendo, sembra ormai un hostess Cuadrado dal gran che è in volo. E lo so che qua c'è la classica battuta: ah, è in volo perché sta cadendo, rigore per la Juve perché Cuadrado si butta, che è sempre divertentissima questa, eh? Segnatevela su un taccuino, potrete far vedere anche voi, i vostri amici, a tutti i compleanni e tutte le cene. Però Bernardeschi da una parte, Chiesa dall'altra, Morata là davanti, e poi decideremo se ci saranno 3 centrocampisti o lo stesso Kulusevski che può giocare tra le linee, ma lo stesso McKennie che in quella posizione ci può giocare. Allegri tante volte ce lo ha detto: McKennie non è un centrocampista classico, è un giocatore che vede molto più in quella posizione lì, e quindi lì ci potrebbe giocare. Non Paulo Dybala, che dovrebbe tornare con l'Inter, e anche qua un piccolo riassunto l'ho fatto su Amazon Prime Video.
Ma questo per dirvi che Chiesa, dove lo metti, sta, è un giocatore che a seconda dell'avversario, a seconda della partita che vuoi fare, lui può fare veramente quello che vuoi, la prima punta, la seconda punta, l'esterno di destra, l'esterno di sinistra, attaccante di destra, attaccante di sinistra, è un giocatore veramente camaleontico, che ti può cambiare la fisionomia della squadra a seconda del tipo di partita che puoi fare e che quindi non sarà mai un problema dove giocherà Federico Chiesa. Sicuramente da parte dell'allenatore ci deve essere uno studio approfondito nei confronti dell'avversario per capire perché viene messo lì Federico Chiesa. Penso che da Allegri questa cosa si possa stare tranquilli perché questo è il suo pane quotidiano, il suo ABC. Concludo dicendo che Federico Chiesa è il nostro uomo Champions perché nelle prime 9 partite disputate in Champions League, 8 l'anno scorso e una quest'anno appunto con il Chelsea, ha segnato ben 5 reti. Uno l'anno scorso in Champions nel girone contro la Dinamo Kiev, il suo primo gol Juventino, in cui vinciamo 2-0 e lui serve anche l'assist, appunto, quindi MVP assoluto. E poi ricorderete che è l'uomo a darci la speranza, no? Contro il Porto, segnando sia l'andata che la doppietta al ritorno e addirittura mangiandosi, tra virgolette, quel gol incredibile, quel lancio lungo, lui che scarta il portiere e poi prende il palo su Pepe che rientra e fa veramente un miracolo. Poteva cambiare tutta la storia europea della Juve dell'anno scorso, tra quello, la traversa di Cuadrado, insomma, ci sono stati tanti episodi avversi, dato che solitamente gli episodi si ricordano solo a favore della Juventus, no? E solitamente solo quelli arbitrali. Ogni tanto ci tengo a ribadire che anche noi siamo un po' sfigati e ci sono delle cose che, soprattutto in Champions League, non ci vanno bene. Però Chiesa è assolutamente il nostro uomo di coppa. Tra l'altro, con il gol al Chelsea ha anche stabilito un record da leccarsi i baffi, il nostro Federico. È il suo quarto gol consecutivo e da titolare in Champions, ok? E quindi eguaglia Alessandro Del Piero, l'ultimo juventino capace di segnare lo stesso numero di gol nella stessa sequenza di partite ben 24 anni prima. Quindi con questo collegamento tra Chiesa e Del Piero io vi lascio, vi invito ancora una volta ad osservare, no, la puntata su Amazon Prime Video, oltre ai titoli, la terza in cui sono presente anch'io, e noi ci vediamo stasera per la live reaction, il post partita, la live reaction poi che ricaricheremo qua su YouTube, e domani invece appuntamento con le pagelle come al solito, perché questo canale ormai sta offrendo un servizio, beh, del quale andare estremamente fieri e orgogliosi.